Adesso passiamo agli esercizi per cominciare a utilizzare il capotasto. Il capotasto lo poggi tra due corde e quindi impari primo a gestire la pressione del dito, del pollice sulle due corde, quindi a equilibrare una pressione che non sia eccessiva e che sia distribuita su ambo le corde, e impari a utilizzarlo proprio come se fosse un cursore, quindi facendo degli esercizi, per esempio, semplici di quinta, ad esempio re la, fa do, fa bequadro, do bequadro, quindi disposti di un semitono, e poi sol re, la si do re, oppure re mi fa sol, se, e poi ci aggiungi anche la quarta posizione, si fa diesis, do diesis, sol diesis e re insieme a la, e poi ritorni do bequadro, si bemolle, la, sol, fa bequadro, mi, quindi no, facciamo la scala di re minore, re, mi, fa, sol, la, si bequadro, quindi a posto del terzo dito in quarta posizione, quindi ci mettiamo il capotasto, no? Do diesis, re, mentre rientrando, re, do bequadro, si bemolle, la, sol, fa, mi, re, corda vuota, ok? E questo per esempio è un esercizio da fare con la scala di re minore, così che applichi anche a questo tipo di studio la teoria della scala minore melodica, ok? Poi ti avevo detto di cominciare a praticare con l'utilizzo della scala di re partendo fra le terza e quarta corda, di la maggiore partendo fra la seconda e terza corda e di mi maggiore partendo dal capotasto in seconda corda e arrivando fino al terzo in prima corda. Quindi lentamente facciamo re maggiore dalla quarta corda. Prendiamo dimestichezza dove si trova il primo, il capotasto, no? In rapporto con la corda vuota. Quindi re, mi, fa diesis, sol, la si do, questa è la scala di re. Poi la stessa cosa fra seconda e terza corda, la scala di la. Infatti, è perché se la quinta non è perfettamente accordata, giustamente il capotasto non viene bene. Poi ti metti fra seconda e prima corda, ricordandoti che il rapporto fra capotasto e terzo dito nella corda accanto è di ottava. Così come fra il la suonandole contemporaneamente le ottave, no? Il primo, il capotasto e il terzo dito nella corda accanto. Ok? Un caro saluto e a presto.